Ciao a tutti, ciao ormai, benvenuti a Giochierino in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno su questa serie dopo effettivamente diverso tempo ragazzi dall'averla un attimo accantonata. Ma siamo di nuovo qui perché vi avevo appunto promesso che avrei finito le serie che avevo incominciato, per cui adesso ci concentreremo solo ed unicamente su Call of Cthulhu. E una volta finito questo gioco ragazzi continueremo sì Of Solitude, che era l'ultimo gioco che avevo incominciato. Mi sono presa qualche giorno di pausa, tra virgolette, dei gameplay, ragazzi, appunto per staccare un attimino dalla solita routine. Ma eccoci qua di ritorno perché so che appunto la maggior parte comunque delle persone che mi segue principalmente appunto per i gameplay, per cui vi ringrazio per essere ancora qui con me. E prima di incominciare ragazzi volevo appunto mettervi a parte del fatto che ho incominciato una piccola raccolta fondi per eventualmente migliorare il mio computer, perché un paio di giorni fa ragazzi ho provato a fare una live in game su Twitch e purtroppo ragazzi ad un certo punto il computer non ce l'ha fatta più. Evidentemente le prestazioni sono troppo basse per quello che ho tentato di fare. Sapete benissimo che la scheda video che ha il mio computer comunque è molto molto vecchia, la RAM effettivamente 8 giga di RAM probabilmente sono troppo pochi, per cui diciamo che dovrei fare 2 o 3 migliorie al computer. E purtroppo sapete benissimo ragazzi che con la questione dei soldi io e Rodrigo non è che siamo messi benissimo, e quindi magari un piccolo aiuto sicuramente sarebbe una grandissima cosa. Ringrazio già Alessandra e Dark Lisa, penso che lo posso leggere così, comunque Lisa, non lo so, questo dovrebbe essere il suo nickname, che già mi hanno fatto 2 donazioni, per cui grazie veramente di cuore ragazze. L'obiettivo da raggiungere sarebbe intorno a quello di 150 euro. Ovviamente non è il budget totale che spenderò per fare le migliorie, ovviamente la parte mancante cercheremo comunque ovvio di metterla io e Rodrigo, per cui chiunque dovesse decidere di aiutarmi ragazzi trovate appunto il link per le donazioni qua sotto. Vi ringrazio davvero sentitamente in anticipo, vi voglio un mondo di bene. Allora, ultimissima volta ragazzi ci eravamo ritrovati nel Riverside Institute, sarebbe a dire nel manicomio, e cosa ancora più assurda, ci siamo ritrovati nei panni della dottoressa Colden, attraverso la quale abbiamo effettuato qualche indagine, diciamo così, abbiamo ficcanasato un po' in giro, abbiamo scoperto che appunto il dottor Fuller, credo si chiami, fa degli esperimenti ragazzi, usa i pazienti come cavie, e abbiamo scoperto che Sarah Hawkins era in cura da lui, quindi c'è robe ragazzi, robe che si vedono in giro, capite? Cioè scoperte allucinanti, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. I must go back to the basement. Ok, perché ragazzi dobbiamo andare nel seminterrato? Perché appunto avevamo scoperto attraverso una delle nostre indagini che Fuller combina qualcosa nel seminterrato, nella cantina, insomma, chiamatelo come caspita vi pare, io so soltanto che quell'uomo con la testa non ci sta e che quindi dobbiamo andare a scoprire che cosa combina. Avevamo dovuto fare un macello per entrare nel suo ufficio perché c'era una stronza che ci sbarrava sempre la strada, per cui non perdiamo tempo, vediamo se riesco a trovare le scale per scendere. Ok, forse si va di qua? Probabilmente sì, siamo sulla strada giusta, si sta scendendo, per cui dovrebbe essere corretto. E là, minchia, sto posto non mi piace per niente. Perché mi puzza tanto di cosa orribile, spiacevole? Vabbè che uno non è che si può aspettare chissà che altro, perché un dottore pazzo che fa esperimento sui suoi pazienti non è che può fare. Infatti, guarda un po'. Guarda un po' che roba. Io... Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to... Oh, no! Che figlio di una grandissima mignotta, sto pelato schifoso! Ah, grande. Siamo ritornati nei panni di Ed. At least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Questo chi è? Ah, il libraio folle, pazzo. Talk, sono tutti filthy thief. Oh, I swear I'll shoot.
è stato Charles Hawkins. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No, non lo è. He was here for a very specific item. Oh, no. Bastato così poco. Why was it in the safe? Have you read it? Answer purtroppo the question. Sì. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Al volere di Kyo. Ho visto attraverso gli occhi di un'altra persona. Non possiamo. Evidentemente non abbiamo abbastanza esperienza da suo punto di vista. Era Mary Colden, non so se la conosce. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. Mm-hmm. She's in danger. Ecco. I have to go. Pare. Wait. No one knows the occult better than me. Okay. You might need my help. Ah. Sì. Io direi, ragazzi, di accettare. Visto che non abbiamo così tanta esperienza sull'occulto, direi di sì. All right. Oh. I might need you after all. Certo. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Ok, now go. Abbiamo un nuovo Rescue amico. The doctor. Ah, ok. Thank you, Drake. Dobbiamo andare correndo di nuovo a Riverside Institute, ma davvero mi è stata di... No, chissà se siamo in tempo, ragazzi. Chissà che cosa le sta fa già. Le cose si stanno a fare interessanti. Capitolo 9. Siamo appena entrati nel capitolo 9. Il libro ha proiettato Pierce, sarebbe a dire Ed, nel corpo della dottoressa Colden. Impossibilitato ad agire, l'investigatore è rimasto a guardare mentre l'amica di Bradley effettuava le sue indagini. Sconvolta dagli esperimenti di Fuller, la dottoressa si è introdotta nel suo ufficio, scoprendo che il direttore del Riverside Institute stava nascondendo informazioni su Sarah Hawkins, se non addirittura il suo corpo. Purtroppo Fuller l'ha colta sul fatto e Pierce, sarebbe a dire Ed, deve salvarla prima che sia troppo tardi. Probabilmente già è troppo tardi, cioè gli ha ficcato una siringa in pancia, chissà che caspita di sostanza gli ha messo, chissà che cosa gli starà facendo adesso, l'avrà legata a un lettino, le starà facendo la lobotomia, le avrà aperto la testa e non lo so. Dai, ci siamo, che voglio vedere che succede. È così facile entrare in questo posto, basta aprire una porta, una finestra, che cos'è? Eccoci qua, ragazzi. I pray that Colden is really here and alive. Ok, siamo appena entrati nell'ufficio di Fuller, ragazzi. Semplicemente aprendo una finestra. Incredibile. Io ho paura, va bene. Ho paura, ragazzi, di quello che potremmo trovarci di fronte. Sinceramente, è tutto chiuso. È tutto schifosamente chiuso. Ho visto andare verso la sala operatoria. E dove diavolo sarà la sala operatoria? Ah, è questa qua, Sergion, è questa qua. Ma se vado di qua mi vedranno? Io mi auguro di no. Proviamo, ragazzi, facciamo una prova assurda. È questa la sala operatoria, lo so. No. Surgical World. Vabbè, cerchiamo di non farci beccare perché potrebbe essere un problema. Allora, amministrazione. La stanza della caldaia, insomma, farmacia, cesso. Se provassimo ad andare giù... Ah! Che c'è? What the fuck? Oh, what the hell? What is happening to me? Non lo so, fatto sta, mi ha fatto prendere un colpo, va bene? Non lo so, Ed, non lo so. It's as if I'd been transported somewhere else. What the hell? Ma che cazzo? Cioè, allora, ok, Ed, parlamone, cioè, sul serio, dico, perché la tua follia, cioè, mi sta sempre peggio, figlio mio. Davvero te lo dico, eh? Oh, merda, ci sarà una sorta di enigma ambientale. Allora, se quello è il simbolo, dobbiamo andare di qua. Ma di qua non mi fa andare da nessuna parte. Allora, di qua non è la risposta corretta. Di qua?
Allora, tutti sti simboli qua. Il bagno, vedi, il bagno non ha nessun effetto collaterale. Quello conta, no? Ok, manco il magazzino. Oh! Perfetto, un altro libro sulla medicina. Allora, io sinceramente, ritrovarmi faccia a faccia col mostro non ci terrei tanto. Te dico proprio, te lo dico così, eh? Ok, siamo riusciti qua, ragazzi. Continuiamo a riuscire di qua. Allora, l'unica porta accessibile è questa. E che diavolo volete che faccia? No? Dico io. Me l'ha sembrato di vedere due occhi nell'oscurità. Ah, ti sto seguendo a ruota nella tua pazzia, sei contento? Oddio, io c'ho paura, raga. Ma io ho paura. Ma io non voglio. Io non voglio fare sti giri dentro al manicomio col lanternino per scoprire dove caspita devo andare e cosa diavolo devo fare. Non mi va bene, non ci sto io a questo. No. Fatto sta che non c'è una ceppa. Perché mo ho cominciato a respirare così? Ed, te devi dare una calmata per favore, eh? Non mi fa venire l'ansia pure tu. Oh, se ti metti a respirare così, come pretendi che reagisca una persona? Dico io, no? Che già non capisce che cavolo deve fare. Più te ci metti pure te. Non so che fare, ragazzi. Qua c'è qualcosa. Ah! Davvero mi What bastava. happened? Something has changed, but what? Come cosa? Ed, ti stai rendendo conto che questo posto non sembra un posto normale? Sì, che è invaso dalla nebbia e cose del genere, che non possiamo più andare per forza dove vogliamo andare. Te ne sei accorto? Ma perché? Ah! Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, le lanterne c'entrano qualcosa. Il punto è che qua adesso possiamo entrare. Sì. Vogliamo prendere qualche farmaco? Magari quello che dobbiamo fare è prenderci un paio di sonniferi per dormire placidamente drogati? È per questo che mi fate entrare nella farmacia. Forse adesso che ho aperto la porta posso riandare alla lanterna e adesso lì il passaggio è aperto. Dico io, no? Proviamo. Adesso sì. Ah! Ah, pensavo mi stesse indicando qualche flacone. No. Per aumentare la luminosità della lanterna, premi R2. Grande! Oh! Fantastico! Ma un paio di palle te libero! Grande! Che figata sta roba, dai! Basta che... Ok, qua non mi serve. Basta che... No. Che come si dice... Non mi fai prendere qualche colpo, per favore, eh? Te prego, la luminosità della lanterna a che mi serve? Fino a un certo punto mi serve qua. Forse mi serve contro qualche mostro che mi attende lì nell'oscurità. Mi è finito l'olio, mi è finito l'olio, mi è finito l'olio, mi è finito l'olio! Mi è finito l'olio, che io là dentro non ci entro più manco per il cavolo! No! Ok, si ricarica quindi? No, non si ricarica un cavolo, forse si ricarica automaticamente. Fatto sta che usare la lanterna così, ragazzi. Oh, come si dice? Spreca più olio. Spreca, utilizza più olio. Però, cioè, che volete che faccia? Che volete che faccia? Ok, proviamo ad andare adesso di qua ad aprire questa porta. Ok, sempre più vicino ai nostri indizi, no? Mi auguro di sì. Allora, adesso abbiamo aperto questa porta. Perfetto, perfetto. C'è qualcosa di utile qua? Che cosa volete che faccia oltre vagare nell'oscurità come un idiota? Ci deve pure essere qualcosa che devo fare, no? Niente sorprese di sta grandissima scippa, eh? Perché io odio le sorprese. Ve lo dico così. Allora, adesso dovremmo aprire anche questa porta. Attenzione. Ecco qua che ci riporta. Non mi ha riportato all'ingresso. Ah! No, 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 no. Guarda che sono
Sono armata, Una lanterna! Ah, che si è scaricata! Calma, calma, Ed. Calma! Non bisogna perdere la calma, non bisogna perdere la calma e soprattutto non bisogna far consumare la lanterna. Ok, dobbiamo aprire qualche altra porta, che c'era qualche altra porta, qua è tutto murato, Lo sto odiando tutto ciò, Accidenti, ma perché mi sottoponi da quest'incubo, perché? Ditemi perché. Vediamo prima, raga, se c'è qualche altra porta che devo aprire prima di ritornare al mondo dove c'è pure il nostro amico pronto a divorarci nell'oscurità. Non c'è nient'altro da aprire. Per cui ritorniamo nella realtà. È tanto semplice. Vedi, però qua non mi fa entrare. Cioè entro ma arrivo nei bagni. Perché nei bagni? Poi assolutamente niente posso fare qui. Ok, oh. Destiny, it is trapped you. Oh, non mi dovete. Oh mio Dio. Allora, cioè, di che stiamo a parlare? No, sul serio dico. Allora, sta scia mi guida verso la giusta strada, penso, no? Però devo entrare di qua. È nel cesso, è nel water, lo sapevo. Lo sapevo! Perché qua non serve. Qua serve? Qua serve adesso? Sì. Ok. Ma mi sta finendo! Oh, mamma mia che ansia. Allora, qua mi si è aperta sta parte, ragazzi. Qua possiamo continuare. Dobbiamo seguire la scia che va di qua. Madonna Gesù. Adesso sì che posso avere paura. Allora, la scia mi porta di qua, ma qua è tutto bloccato. Per cui, probabilmente adesso che abbiamo sbloccato sto passaggio, possiamo ritornare nell'altro mondo, diciamo così, e provare ad aprirci un passaggio. Ok, proviamo. Vedi com'è tutto più bello qua con la luce, eh? E non nell'oscurità, maledizione. Allora, qua non gli posso fare niente, ragazzi, e qua è tutto bloccato. Non posso sbloccare niente, comunque, a prescindere. Tranne qua magari qualcosa posso fare qua dentro. Prendere un po' di minestra di questa cosa immonda. No, ragazzi, non ho potuto fare niente. Ritorniamo nel mondo da incubo per la nostra immensa gioia, oserei dire. Non so ragazzi come comportarmi, ve lo giuro, perché è terrificante tutto ciò, va bene? È terrificante. Allora, qua non mi serve. Devo entrare lì. Come faccio a rientrare lì? Mi sta per finire la luce. Ecco perché in panica, Ed. Forse quando mi sta per finire la luce. Devo entrare di qua, in qualche modo. Vediamo un po'. Ok, adesso sì. Ecco qua. Tac. Oh, merda pazza. Oh! Merda pupazza, no, che sto odiando tutto questo, ragazzi, con tutte le mie forze, va bene, sto odiando tutto questo. Ma posso andare di qua adesso? Posso? Senza che qualcosa mi aggredisca nell'oscurità? Posso? Ok, è di qua che devo andare. Seguiamo la scia. E mo mi dice di andare di sotto. Ah, ecco qua. Piano però, piano. You are confronting powers that surpass you. Ma questo sicuramente, caro Drake, su questo puoi stare sicuro. Cioè, lo so, capisci? Mi rendo conto di ciò. Oh, sblocchiamo pure sto muro, dai. Ok, oh, piano, perché la lanterna continua a scendere. Continuiamo a seguire la scia qua di lucciole. Ok, dobbiamo passare oltre questo muro. E qua è tutto chiuso. Ma dai, io sto per finire la luce, ragazzi. Cioè, è possibile che devo tornare indietro ogni santa volta per ricaricare la lanterna? Cioè, è disumano. Va bene, andiamo, va. Sperando che mi ricordo dove diavolo devo andare, perché qua
Sta cominciando a diventare un labirinto. Allora, mi faceva entrare di qua, però noi dobbiamo passare attraverso il muro. Cioè, dobbiamo andare oltre, oltre. Ok, madonna mia, ragazzi, è tutto così schifosamente buio. Maledizione. Ok, ok. C'è sto. Eh no. Oh. Ah, non me potete fare questo però, devo andare ancora più di là. Ecco, qua mo me fa entrare. Dove diavolo sono adesso qua? No, mi ha fatto riuscire di qua. Ok, non so che fa, ragazzi, vi dico proprio la sincera verità, cioè sembra la storia infinita. Vediamo se mo mi ricordo dove diavolo devo andare. Se posso sbloccare qualche passaggio, qualcosa. Se c'è qualche porta che devo aprire. Qua sì, vedete? Qua ce n'è una che probabilmente è dove dobbiamo entrare. Almeno credo. Che sarebbe l'ufficio di Fuller. È l'ufficio di Fuller? Mi sa di sì. Non è che c'è qualche altra cosa che devo sbloccare. No, prima che ritorno nell'antro infernale. No, ok ragazzi, sembra che l'unica porta dovessi aprire era proprio questa, per cui siamo praticamente quasi arrivati, mi auguro, perché se il nostro obiettivo, non ci è stato detto però, era l'ufficio di Fuller, ci siamo. Eccoci qua, Ed. Fatti il segno della croce, per l'amore del cielo. Andiamo, senza cincischiare troppo. Dovete, se mo mi ricordo, come seguire la strada. Ok, devo proseguire di qua, anche perché non si vede niente, ragazzi. Proseguire di qua. La goccia è tua madre. Oddio. Oddio raga. Oddio, fermi un attimo. Oddio, come non me l'aspettavo? Ok. Ok, fermi. Che raga, era tanto tempo che non mi spaventavo così sul serio, eh? Oddio, mi sta a girare la testa, fermi un attimo. Oh! Minchia, come non me l'aspettavo, vaffanculo, adesso te lo devi prendere proprio tutto. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, maledizione, tu sia maledetto. Oddio raga, mi sta girando ancora la testa, ve lo posso assicurare. No, è stato troppo brutto. È stato troppo brutto, vi giuro che non me l'aspettavo. Allora, do cazzo non la devo andà. Devo provare a riuscire. No, vabbè, dopo questo, raga, no, con che coraggio. Ok, ci siamo. Oh, non vedo niente. Oh no, mi sta a finì. Oh no, mi sta a finì. Oh, devo illuminare qua. Ok. Ok, ci siamo! Finalmente! It looks like things are back to normal. Ok. Ci siamo. Ok, perfetto. Prossima volta, ragazzi, dovremo scendere qui. Che dove è scesa la dottoressa Colden? Io spero di riuscire a trovarla ancora intera. Oh, Dio mio, come non me l'aspettavo. Oh, ok ragazzi, allora sono scioccata, raga, ve lo giuro, cioè non me l'aspettavo, cioè non così di colpo, ve lo giuro. Ok, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, io vi lascio a tutti ragazzi, ciao. Oddio, è dei tempi di Outlast 2 che non mi spaventavo così. Oh, Dio. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!